Occupazione, istruzione, formazione, inclusione e occupazione giovanile sono i cardini del programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, il documento con cui la Regione Abruzzo definisce la strategia di utilizzo delle risorse fornite dall'Unione Europea. Sono circa 39 milioni di euro che saranno messi a disposizione per favorire l'occupazione abruzzese, curando la formazione che è uno strumento fondamentale per il lavoro. Sono due misure importantissime e attualissime perché riguardano la formazione e gli incentivi all'assunzione. Sono due misure che viaggeranno insieme, ovvero qualificheremo e profiliamo le persone disoccupate, inoccupate, che hanno perso il lavoro e poi daremo degli incentivi a quelle aziende che assumono donne, giovani e over 36, con un particolare riguardo agli over 50. Come sapete, spesso perdono il lavoro, non hanno i contributi per andare in pensione e quindi hanno difficoltà alla ricollocazione. Noi quindi vogliamo andare incontro anche a queste persone. La formazione è fondamentale perché per poter accedere al lavoro è necessario avere delle competenze, quindi noi vogliamo formarli, soprattutto anche quelle persone che lavorano con aziende in crisi, che sono state già licenziate oppure hanno difficoltà nell'ambito dell'azienda. E quindi penso che sia una misura molto importante, una dote finanziaria di quasi 40 milioni. Anche per quanto riguarda la procedura, ho cercato di fare in modo che possa essere snella. Tra l'altro ho previsto un numero fisso, si torna al numero fisso in cui le persone che hanno dei dubbi, oltre logicamente a chiedere una FAQ tramite mail, possono il martedì e il giovedì telefonare. Ma tra gli obiettivi c'è anche quello di rilanciare il ruolo del centro dell'impiego, per il quale si sta lavorando una versione smart e virtuale per snellire l'accesso alle pratiche e ai servizi. Oltre a queste misure siamo ripartiti dal potenziamento dei centri per l'impiego, che è una cosa che ho voluto fortemente, perché spesso al centro per l'impiego ci si recava come ultima spiaggia, invece io ritengo che un inoccupato e un disoccupato si debba rivolgere al centro per l'impiego all'inizio, che è un problema. E da lì il centro per l'impiego, con persone che abbiamo riqualificato, con un'infrastruttura digitale migliorata, debba dire alla persona, facendo un matching tra domanda e offerta, qual è lo sbocco che può dargli un lavoro. Tra l'altro, a breve ci sarà il primo centro per l'impiego digitale, ovvero non bisogna più recarsi in loco fisicamente, ma si può fare dei colloqui digitalmente e a distanza.